tutto, l'insalata e la bietola, però siccome già sulla struttura della pianta avevamo già lavorato, abbiamo lavorato sui cereali come attività proprio dell'anno. E ogni anno cerchiamo di raccontare ai genitori in un modo diverso le conoscenze dei bambini. L'anno scorso avevano fatto una lezione sulla lumbricoltura ai genitori e loro sono molto gratificati quando possono essere loro dall'altra parte della cattedra. E quest'anno abbiamo pensato invece di far giocare tutti con delle specie di sapientino praticamente che hanno realizzato loro, hanno fatto loro i circuiti, hanno preparato le schede, i collegamenti. E per ogni sapientino c'è un argomento inerente ai cereali, quindi ogni aspetto che loro hanno studiato, visto, osservato è stato poi riproposto con il sapientino. Pertanto ci vuole una bella conoscenza per arrivare a elaborare il gioco. Ci vuole una bella conoscenza intanto, questo è vero, ma abbiamo messo in difficoltà gli adulti e questa loro è una cosa che piace moltissimo, ne sapevano più loro di tutti gli adulti. Può dare un anticipo su quello che farete l'anno prossimo? L'anno prossimo vedremo, perché il problema di quest'arte è che siamo sempre a corto di fondi in realtà, e per cui se riusciamo a trovare i fondi necessari, perché appunto sono 9 anni, quindi un po' che abbiamo finanziamenti per poterlo fare, non è sempre semplice come in questi tempi. E vedremo, comunque in realtà le culture sono sempre le stesse, perché noi quello che noi produciamo portiamo a mensa, di conseguenza queste culture qui ci saranno sempre, poi qualche sperimentazione si fa in base insomma a quello che l'insegnante poi decide di fare e di sviluppare. Al volo quali sono le produzioni qui? Allora abbiamo cereali e la maggior parte mais, perché facciamo la trasformazione del mais in farina da polenta, e poi abbiamo legumi, fagioli di 3 qualità e fave. Abbiamo gli ortaggi, che sono solo quelli che vengono consumati a mensa, per cui patate, cipolle, carote, bietole e insalata.